Nomina del consiglio di amministrazione di Chima Ambiente Amiu. Il sindaco Melucci è risultato davvero prigioniero dei partiti e in particolar modo dei consiglieri. Quel Melucci che aveva detto farò gestire l'Amiu da alti ufficiali, da figure istituzionali, da alti militari, cosa ha prodotto? Nulla. Si è comportato come quando azzerò la giunta, doveva rifare tutto, alla fine si è trovato gli stessi uomini in giunta, ha nominato, ha dovuto rinominare le stesse persone in giunta. Beh, voi vedete la città come si trova, la città è ridotta a un porcile, l'immondizia ci sovrasta, ci soffoca. Rinominato, confermato il presidente del CDA Giampiero Mancarelli. Mancarelli confermato per ordine del PD. Melucci non voleva confermarlo, ma il PD ha dato ordine e Melucci ha detto obbedisco. Doveva trovare i militari, il militare obbediente mi sa che l'ha fatto lui. Cosa assurda, una città ridotta in questo stato, andavano cambiati i vertici, ma innanzitutto il presidente. E andiamo alla nomina degli altri consiglieri di amministrazione. Vicepresidente una tale signora Lorena Spinali. La signora Spinali è stata nominata in quota a CON, il movimento di Emiliano, ed è stata una indicazione del consigliere comunale Giuseppe Fiusco. Ricordiamo che la signora Lorena Spinali si è candidata alle ultime comunali e ha conseguito appena 100 voti. Noi avremmo voluto un consiglio d'amministrazione di tecnici, di esperti della materia, perché con lo stato in cui si trova Taranto, Taranto è ridotta una merda dal punto di vista dei rifiuti, è inutile negarlo, non si può girare la città che Taranto è ridotta a un porcile. Beh, tu sindaco che fai? Fai le nomine politiche, tu dovevi mettere gli scienziati della materia. E poi, dulcis in fundo, un altro consigliere di amministrazione, tale Nicola Infesta, lo conoscerete tutti, vecchio democristiano, una cariatide degli anni 90, riesumata politicamente da Rinaldo Melucci. Infesta, uomo di centrodestra, candidatosi alla regione col centrodestra, ora sta con un'amministrazione di centrosinistra e non è certo un tecnico della materia, è una nomina evidentemente politica in quota a Salvatore Brisci, consigliere comunale di Taranto di Patto per Taranto. Quel Brisci, eletto nell'opposizione, che ora è rientrato in maggioranza, altrimenti non si spiegherebbe la nomina di Infesta. Quel Brisci Salvatore è la stessa persona che nel novembre 2021 fece cadere il sindaco Melucci insieme ai 17. Evidentemente Melucci non ha le idee tanto chiare, non ce le ha affatto. E beh, perché prima va a riesumare in maggioranza, ha cercato di riportare in maggioranza Stellato, ora lo definisce amico, dopo che Stellato era uno dei 17 traditori, così come uno dei 17 traditori, per dichiarata espressione di Melucci e di Emiliano, dicevo, lo stesso Brisci era uno dei 17, ora non è più traditore, sempre politicamente parlando, Salvatore Brisci. Beh, questo vi fa capire il livello dell'amministrazione Melucci. Non si capisce se è centrosinistra, se è centrodestra, è un'amministrazione mista, non c'è più né centrodestra né centrosinistra, c'è un fritto misto, ma soprattutto mi duole davvero che per una situazione gravissima, incancrenita come quella dell'emergenza rifiuti a Taranto, andiamo a dare il contentino politico a quel consigliere, a quell'altro, anziché far respirare davvero la città e nominare persone di altissima professionalità specializzata, persone specializzate appunto nell'ambito dei rifiuti. Questo è Rinaldo Melucci, Rinaldo prigioniero.
dei partiti, Rinaldo Melucci, prigioniero dei consiglieri.